Avete presente quella forte sensazione che si prova di fronte a un'opera d'arte o un monumento o una meraviglia della natura, così dannatamente perfetta che ti viene quasi da piangere? I medici la chiamano sindrome di Stendhal, noi preferiamo definirla come meraviglia di fronte alla bellezza. Oppure, se siete italiani appassionati di motorsport, come noi, in maniera molto più semplice, con un nome e un luogo. Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. La storia dell'autodromo di Imola comincia ben più lontano di quanto non si pensi. Siamo, pensate, nell'estate del 1947. Per darvi un quadro storico, Fausto Coppi ha appena vinto il suo secondo Giro d'Italia e la crisi dell'esclusione ha portato al governo De Gasperi IV senza i comunisti. Ora, è in questo contesto che un gruppo di amici imolesi si trovano presumibilmente proprio qui, magari non proprio in questo punto, ma comunque nel Parco delle Acque Minerali dove ci troviamo adesso, e lo fanno per verificare la fattibilità di un progetto che porti a realizzare un circuito per la città di Imola. L'idea era arrivata davanti ad una birra al Barrocchi, dopo una delle tante gare organizzate in quegli anni e in quelli precedenti dal motoclub di Imola, di cui quei ragazzi facevano parte. Poco prima del via, una tromba d'aria buttò in aria delle lamiere di un magazzino, creando confusione e pericolo sia tra il pubblico che tra i piloti. E da quell'evento in poi i ragazzi capirono che se volevano organizzare delle gare in sicurezza era necessario costruire un circuito apposta per gareggiare. L'idea iniziale però era di un tracciato inferiore ai 4 km, snodato nel parco con una sede stradale di soli 6 metri. Ma ogni tanto nascono uomini che sanno riscrivere la storia a proprio piacimento, perché sono capaci di guardare più avanti rispetto agli altri. Per fortuna, come segretario del motoclub c'era uno di questi, Checco Costa. Pensate ad esempio che fu il primo in Italia a portare le gare di motocross. Suo figlio Claudio diventerà poi il fondatore della clinica mobile in MotoGP. Insomma, la lungimiranza è instaurata proprio nei geni di famiglia. Era un uomo, come giustamente ha sottolineato Marino Bartoletti, un grande giornalista, trasformava la fantasia e la follia in realtà, in maniera così veloce da superare ogni qualsiasi aspettativa. Ma la sua perseveranza, la sua grinta, la sua voglia di riuscire ha superato ogni e qualsiasi ostacolo, che sono stati moltissimi. Anche perché lui voleva che l'autodromo di Imola fosse degli imolesi ed è per questo che ha lanciato l'idea di una sottoscrizione di azioni da parte degli imolesi per poter cominciare ad avere i primi fondi per cominciare i lavori. Alla fine della guerra, siamo nel 48, c'era un desiderio incredibile di rinascita sotto tutti i livelli, economico, sociale, di ricostruzione. C'era anche il bisogno di ricreatività, di dare agli italiani qualcosa che facessero dimenticare le tragedie, le brutture della guerra mondiale. Allora dapprima importa il motocross, è una cosa bellissima. Io ho del reportage fotografici che lo confermano. Nonostante il motocross sia uno sport caratterizzato da polvere, fango e quant'altro, ecco che questi spettatori ci andavano, gli uomini in giacca e cravatta e le donne vestite come se dovessero andare a un ballo, a un gran galà. Questo la diceva lunga sul fatto della volontà di ricominciare a tutti i livelli e soprattutto a quello ricreativo sportivo. Poi la necessità di creare un autodromo, cioè lui già organizzava le gare su un tracciato
cittadino che prendeva quelle che erano le strade non limitrofe, ma proprio le strade centrali della città, ma questo voleva dire pericolo per i piloti, ma soprattutto pericolo per gli spettatori che si trovavano a contatto diretto, senza protezioni idonee, con dei centauri le cui moto rasentavano addirittura i 300 all'ora. Checco Costa capì subito che per rientrare nei regolamenti internazionali bisognava ampliare la carreggiata e allungare il circuito, passando anche dalla Tosa, dalla Piratella e dalla Rivazza. A novembre venne fondato l'Ente per lo Sport ed il Turismo Imolese, il cui presidente era Tommaso Maffei Alberti, proprietario dei terreni della zona della Rivazza e Croce in Campo, che poi cedette al comune per la realizzazione dell'impianto. Grazie al lavoro di Checco Costa e dell'Esti, il 24 febbraio del 1949 il Consiglio Comunale approvò il progetto per la realizzazione del tracciato. Un progetto studiato nei minimi particolari, curva per curva, per dare alla città un autodromo di cui andare fieri nel mondo. Dopo che la giunta diede il via ai lavori, il 6 marzo 1950 venne dato il primo colpo di piccone da parte del presidente del CONI di allora, Giulio Onesti, per avviare i lavori che presero circa 2 anni e mezzo. Il 18 ottobre 1952 avvenne il collaudo ufficiale del circuito alla presenza del sindaco di Imola di allora, Veraldo Vespignani, di Checco Costa e del suo grande amico Enzo Ferrari. Furono proprio i piloti della scuderia di Maranello dell'epoca, Alberto Ascari, Luigi Viloresi e Giuseppe Farina, a compiere i primi giri sul tracciato, insieme ai motociclisti Umberto Masetti su Gilera e Enrico Lorenzetti su Guzzi. Ne furono subito tutti entusiasti. Questo è uno dei pochi circuiti al mondo in cui si gira in senso antiorario e questo dà un'ulteriore sfida ai piloti, abituati solitamente con i muscoli del collo ad altri tipi di sollecitazioni. Inoltre, questo non è ancora il tracciato permanente che noi oggi conosciamo, infatti le strade erano ancora usate per la viabilità ordinaria. Valutai fin dal primo momento che quell'ambiente collinoso poteva un giorno diventare un piccolo Nürburgring, per le difficoltà naturali che il costruendo nastro stradale avrebbe compendiato, offrendo così un percorso veramente selettivo per uomini e macchine. Fu l'inizio della gloriosa epopea che porterà il circuito del Santerno a ospitare gare che faranno la storia dell'automobilismo e del motociclismo mondiale. La prima gara ufficiale si tenne il 25 aprile del 1953 e fu una tappa del campionato italiano di motociclismo classi 125, 250 e 500. Fu un successo pazzesco di organizzazione e di affluenza di pubblico. Per la prima volta il silenzio del parco imolese non fu interrotto dal canto degli uccelli, ma da quello dei motori. E per sempre. Già dall'anno successivo, il 1954, vide la luce la Coppa Oro Shell, sempre per mano di Checco Costa, una gara motociclistica che diventerà un must per circa 20 anni. La prima gara su quattro ruote fu la Conchiglia d'Oro Shell, destinata a vetture sport nel 1954, e durò per 3 anni. L'edizione del 1956 fu vinta da Eugenio Castellotti su Oscar davanti alla Cooper di Jack Brabham, gara che vide anche la partecipazione come pilota di un certo Colin Chapman. Le gare automobilistiche subirono uno stop di qualche anno dovuto ai lavori per il completamento del tracciato, ma nel 1963 ci fu la svolta. Per la prima volta infatti sul circuito del Castellaccio, che era il nome che allora veniva dato al circuito di Imola, si disputerà una gara con vetture di Formula 1 non valida per il campionato, che era una cosa che all'epoca si usava fare piuttosto spesso. Enzo Ferrari però, dopo aver inizialmente iscritto il suo pilota Sartis, decide di disertare l'appuntamento. Fu una grossa delusione per Imola, ma se contiamo i nomi che erano in griglia in quella gara c'era da leccarsi i baffi. Troviamo Jim Clark e Joe Seifert sulla Lotus e Joe Bonnier e Lorenzo Bandini sulla Cooper. La gara prevista sulla distanza di 50 giri non avrà storia. Jim Clark dominerà letteralmente per tutta la gara, arrivando a doppiare tutti tranne il secondo classificato Seifert. Sarà purtroppo un evento sporadico, il tracciato ancora non è pronto a ospitare in maniera fissa quei bolidi e si dovrà attendere parecchi anni prima di rivederli sfrecciare in pista. Nel frattempo continuarono le gare motociclistiche con il campionato del mondo di motociclismo che approdò per la prima volta nel 1969, ma non fu un grande successo, solo 10.000 spettatori presenti.
Nel 1970 il Consiglio Comunale di Imola decise che l'autodromo sarebbe stato intitolato a Dino Ferrari, il figlio del Drake scomparso prematuramente all'età di soli 24 anni, e conseguentemente vennero fatti dei grossi lavori di ristrutturazione. Vennero introdotti la variante alta e la variante bassa per rallentare le percorrenze nei due rettilinei principali. Dopo tali lavori il tracciato ebbe nuova vita. Gare di F2 e di F3, gare endurance, ma soprattutto un altro colpo di genio di Checco Costa. Ispirandosi alla 200 miglia di Daytona, ne creò una versione europea da disputarsi al Dino Ferrari. La prima edizione si svolse nel 72 e fu un successo enorme di pubblico, tanto che la corsa venne ripetuta per una quindicina d'anni. Ma il sogno, il grande sogno, c'è ed è ancora vivo. La Formula 1. Poi, in effetti, l'amicizia profondissima tra mio padre e Ferrari ha giocato molto, soprattutto nel portare avanti la storia dell'autodromo. Il vantaggio di mio padre è stato che ogni qualvolta il motociclismo aveva una crisi, come ad esempio nel 57, in cui le mitiche Guzzi, Mondial e Gilera si ritirano, ha costruito un nuovo tipo di corsa, che poi è quella che, come ha detto Valentino Rossi, ha creato il futuro del motociclismo. È stato un uomo che, se lo posso dire in due parole, è stato come la madre dell'autodromo. L'ha creato, l'ha lattato, l'ha supportato, l'ha educato e l'ha portato alla maggiore età. Nel 1973 l'Esti, priva di qualsiasi appoggio finanziario da parte del comune, andò in liquidazione e si dovette trovare un nuovo gestore del circuito. Fu instaurata così una nuova società per azioni che aveva questo compito, la Sagis. Poi c'era da convincere la FOCA e l'Associazione dei Piloti, che vennero a fare un sopralluogo sul circuito, ma emersero in molti punti dei problemi di sicurezza. In poche parole, ci volevano altri lavori e altri finanziamenti. Ma la svolta decisiva la diede Enzo Ferrari. Infatti il Drake voleva fortemente che il circuito, intitolato al figlio, ospitasse la Formula 1. E già nel 1977 aveva lanciato l'idea di una sorta di Coppa Europea da tenersi qui, sul circuito del Santerno. La FISA e le scuderie britanniche però non sposarono il progetto e alla fine non se ne fece niente, ma come ben sapete il Drake non si arrendeva tanto facilmente. Così mandò Roberto Nosetto, allora direttore sportivo della squadra di Maranello, e lo incaricò di migliorare le strutture del tracciato. Una volta decisi i punti da migliorare e stanziati i fondi, oltre 2 miliardi e mezzo di lire, nell'ottobre del 78 Bernie Eccleston, presidente della FOCA, e l'Automobile Club di Bologna annunciarono l'accordo per lo svolgimento di una gara nel 79. Una grande notizia. Peccato però che ci furono grossi ostacoli fin da subito. Innanzitutto l'ACI, che non venne interpellata e si ne risentì proprio giusto un attimino, e che vedeva questa come una minaccia per la gara di Monza. L'ACI disse che erano gli unici titolati a chiudere tale accordo e che non erano stati interpellati. Si trovò alla fine un accordo con Imola, che nel 1979 terrà un Gran Premio non valido per il Mondiale, e nel 1980 ospiterà il Gran Premio d'Italia, con Monza che nel frattempo poteva apportare le modifiche necessarie per la sicurezza. Bene, direte voi. Peccato che i problemi non si fermarono qui. Subito dopo l'inizio dei lavori al Dino Ferrari si trovò infatti una situazione geologica imprevista, che richiede scavi più profondi, e ciò voleva dire due cose: più tempo e più soldi. Soldi che vennero trovati grazie a un finanziamento della Cassa di Risparmio di Imola. Vennero ridisegnati i box, rifatta la torre di controllo, adattate le tribune, riasfaltata la pista e ampliate le vie di fuga. Ma soprattutto il circuito divenne definitivamente permanente. Un circuito permanente in città, solo ad Imola vedrete una roba simile. Dopo 16 anni quindi la Formula 1 tornò a Imola, esattamente una settimana dopo Monza, ovvero quando la Ferrari si era aggiudicata entrambi i titoli mondiali. Fu proprio la scuderia di Maranello l'unica a schierare entrambi i piloti titolari, con Villeneuve e Scheckter che monopolizzarono la prima fila. Dopo un avvio in testa però le rosse subirono la rimonta di Lauda, che si mise a battagliare con il canadese. I due ingaggiarono un grande duello fatto di sorpassi e controsorpassi. In questo punto non c'era la chicane che noi tutti conosciamo oggi, ma si arrivava dritti, spediti dalla variante bassa fino alla tosa. Villeneuve attaccò Lauda, ma i due si toccarono e il canadese ruppe l'alettone anteriore, perdendo tantissimo tempo per la sostituzione del musetto.
A vincere fu Niki Lauda su Brabham e pensate, ad oggi quello è ancora l'ultimo successo per una macchina spinta da un motore Alfa Romeo nella storia della Formula 1. Secondo fu Reutemann su Lotus e terzo Scheckter, penalizzato dall'eccessiva usura delle gomme. Nota curiosa, tra l'altro, in quella gara partecipò anche il campione di motociclismo Giacomo Agostini con una Williams in una delle sue uniche due apparizioni in Formula 1, anche se entrambe in gare non valide per il campionato. Alla fine si classificò decimo e Clay Regazzoni, al commento della gara sulla Rai, disse: comunque un gran premio molto tranquillo, in tono minore, sì, una festa come ha detto Campagnola. Io ho notato in questi giorni nei box più tortellini, sangiovese e Albana che propulsori freschi. Il circuito di Imola è un circuito diciamo medio-veloce e soprattutto è particolare per i sali scendi che ha. In passato presentava molte difficoltà anche a livello di curve veloci, perché la curva del Tamburello era una curva molto impegnativa, soprattutto se pioveva. La staccata della curva della Tosa, dove poco prima avevi la curva Villeneuve, che anche quella, quando arrivavi giù, soprattutto in gruppo, era una bella frenata, una bella staccata. Le acque minerali è cambiata più volte, perché prima c'era una staccata molto violenta, perché c'era una chicane molto stretta, quindi anche lì ai primi giri soprattutto era molto facile avere dei contatti. Poi dopo c'era una parte molto difficile, che era l'entrata della variante bassa, dove ha avuto l'incidente Barrichello. Quella era un'entrata molto impegnativa, una chicane veramente difficile che faceva anche la differenza nel tempo. Allora Giancarlo, quando ti dico Imola, le prime cose che ti vengono in mente quali sono? Beh, innanzitutto 1985, quando ho debuttato, perché era la seconda gara del campionato mondiale, la prima era stata fatta in Brasile e ho debuttato qui in mezzo al mio pubblico, per cui vedere le bandiere Minardi sventolare, gli amici che avevano fatto, allora si poteva, le tribune un po' abusive, comprese belle, è stata certamente una delle emozioni più grandi. Indubbiamente 21 anni in questo circuito è il mio circuito di casa, facevamo le prove qui, il team Minardi oggi Alfa Tauri è qui a 14 km, quindi Imola era tutto per noi. Credo che sia uno dei più belli, non perché oggi sono presidente qui a Imola, dei più belli assoluti al mondo. D'altronde siamo stati premiati nella sfortuna della pandemia, rifare un gran premio qui è stato premiato da tutti i piloti, da tutti i team. Adesso il Nürburgring è il Nürburgring, però qui i sali scendi, il fatto di avere delle curve che non hai l'esatta percezione della staccata, c'è salita, c'è discesa, c'è un bel rettilineo, direi che è misto e soprattutto ha quelle caratteristiche di un vecchio circuito dove se sbagli, sbagli, ecco, e paghi. La
L'anno successivo vennero consegnati i lavori definitivi per ospitare la Formula 1. Box rinnovati, ma soprattutto venne introdotta un'altra chicane alle acque minerali per ridurre la velocità di passaggio delle vetture per questioni di sicurezza. Come detto, quell'anno avvenne un fatto storico. Per la prima ed unica volta, infatti, il Gran Premio d'Italia venne disputato non a Monza, bensì qui, sulle rive del Santerno. Ed è sempre qui che Gilles Villeneuve fu ancora protagonista. Questa volta di uno spaventoso incidente a causa di un problema ad uno pneumatico che lo portò a centrare in pieno il muretto all'esterno. Il canadese ne uscì praticamente indenne, un vero miracolo. Miracolo che purtroppo non si ripeté 14 anni dopo. La vittoria di quel Gran Premio andò a Nelson Piquet, due successi su due edizioni per il team Brabham, davanti alle due Williams di Jones e Reutemann. La scuderia inglese si aggiudicò qui matematicamente per la prima volta la Coppa Costruttori. Dall'anno successivo si trovò l'accordo per disputare entrambe le gare italiane. Monza sarebbe rimasto come Gran Premio d'Italia, mentre Imola assunse la denominazione di Gran Premio di San Marino grazie all'accordo con il relativo Automobile Club e venne collocata nel mese di aprile tra le prime gare dell'anno. Nel 1982 poi qui ci fu una delle edizioni più controverse di questo Gran Premio. Dapprima le scuderie della Foca che disertano l'appuntamento. E poi la famosa incomprensione tra Villeneuve e Pironi, con il francese che andò a vincere davanti a un Gilles furibondo. Gilles che venne vendicato esattamente un anno dopo da Patrick Tambay, che davanti a quasi 200.000 spettatori portò la sua Ferrari numero 27 a vincere la gara. Una sorta di tributo, se vogliamo, al campione scomparso. Nel 1985 vennero migliorate alcune strutture, fu modificato l'ingresso al paddock, vennero installate tribune permanenti alla Tosa e alla Rivazza, ma fu soprattutto abbattuta la vecchia torre della direzione gara per far spazio a questa. La torre, che nel frattempo ha cambiato diversi nomi, Torre Marlboro, Torre Decra, adesso si chiama Torre Emilia Romagna, ma la cosa più importante è che è diventata col tempo il vero simbolo del circuito, anche grazie al cavallino che vedete in alto e soprattutto al suo stile ispirato alle architetture della Riviera Romagnola di metà Novecento. Nel 1988, a distanza di due settimane, ci furono due grossi, pesanti lutti per Imola. Il 30 luglio se ne andò Checco Costa a soli 77 anni, investito mentre girava in bici, l'anima e la mente del circuito. Mentre il 14 agosto se ne andò il Drake, Enzo Ferrari. Il nome di Enzo fu aggiunto a quello del figlio Dino nella denominazione dell'autodromo, mentre a Checco Costa, forse non in molti lo sapranno, è intitolata questa, quella che noi oggi conosciamo come curva delle acque minerali. Insomma, tutto sembra procedere per il meglio per l'autodromo, finché non arriva la famigerata edizione del 1994. I fatti li sapete benissimo. Il sabato a lasciarci fu Roland Ratzenberger in un incidente molto simile nella dinamica a quello di Villeneuve nel 1980, ma con conseguenze purtroppo fatali. La domenica invece se ne andò il pilota più grande di quei tempi, Ayrton Senna da Silva. È stato il più brutto Gran Premio della mia vita per tanti motivi, in primis per Ayrton, ma anche per Roland, perché comunque faceva parte della famiglia. Barrichello, che il venerdì ha rischiato tanto, poi anche noi abbiamo perso una ruota nei box durante la gara, quindi è stato un weekend catastrofico dove ho perso un amico più che il mondo ha perso un campione e un pilota, un amico col quale avevo passato mezz'ora la sera prima e sapevo tutte le traversie e il malumore che lui stava attraversando in quel momento. È stato tremendo anche perché la gara, purtroppo lo spettacolo va avanti, io sapevo che le condizioni erano disperate, se non addirittura già morto, perché è stato soccorso da un amico mio medico che nel pronto intervento proprio nella curva del tamburello. E dovevo dire via radio a Martini e ad Alboreto, che erano molto amici, di stare sereni, di correre, che era sotto cura, che non c'erano notizie, invece purtroppo le notizie stavano accavallandosi. E poi purtroppo il post Gran Premio è ancora peggio, perché dopo era ufficiale, purtroppo fai parte di una famiglia dove devi rendere conto delle emozioni, molti sapevano del mio rapporto d'amicizia, quindi è stato veramente impressionante, faticoso e c'è solo una soddisfazione di tutto questo, che il sacrificio da Ayrton ci ha fatto rendere consapevoli noi costruttori della gravità in cui stavamo correndo in quel momento, nonostante che facevamo dei piccoli passi verso la sicurezza, e da quel momento lì, salvo Bianchi,
non abbiamo avuto più incidenti, per cui la mano di Ayrton c'è ancora sopra il mondo della Formula 1. Col senno di poi è facile parlare, ma quell'incidente portò conseguenze molto serie. Innanzitutto, a finire nel mirino fu questa, la vecchia curva del tamburello, che prima era una semicurva da fare in pieno a circa 300 km orari. Una sciocchezza se parliamo di vetture di Formula 1, ma se capitava un qualsiasi problema le conseguenze potevano essere veramente molto serie. Il muretto all'esterno della curva era molto vicino e non si poteva spostare per via del fiume Santerno che costeggia la pista. Eppure le avvisaglie c'erano state. Ci fu l'incidente di Piquet nel 1987, che poi a causa dei postumi dovette saltare la gara. Poi ci fu il drammatico rogo di Berger nel 1989, salvato solo grazie al tempestivo intervento dei leoni dell'ACEA. C'era stato quello di Alboreto nel 91 con la Footwork durante una sessione di test e un altro incidente, un po' meno noto, a Patrese nel 92. Il consiglio comunale di Imola capisce che se non vuole perdere la gara, non può perdere tempo. Il 17 giugno del 1994, a solo un mese e mezzo dal tragico weekend di Formula 1, si approvò il progetto che approntava profonde modifiche al tracciato. Al tamburello e alla Villeneuve vennero introdotte due chicane per rallentare le vetture. La curva costa venne anticipata in modo tale da ampliare la via di fuga all'esterno e di ridisegnarla togliendo la variante e quindi ripristinando il disegno originale. Venne anche leggermente modificata la rivazza e la variante bassa modificata in un'unica variante. I lavori si protrassero in maniera febbrile, non senza dei sacrifici però. Vennero abbattuti molti alberi e vennero tolte alcune strade che crearono dei disagi ai residenti. L'obiettivo però riuscì ed Imola fu pronta per l'edizione del 95, forse storpiata, ma comunque viva. I grandi incidenti sono stati molto importanti per fare dei passi avanti sulla sicurezza, non c'è dubbio, quello di Siena per diversi motivi è stato forse l'episodio che ha fatto fare i passi avanti più importanti, no? Però tante volte per reazione si prendono delle decisioni, si fanno delle scelte che a me non piacciono tanto. Per esempio Imola, la sicurezza è importantissima, ma noi dobbiamo anche preservare il motorsport. Se in nome della sicurezza finiamo per uccidere il nostro sport, non abbiamo fatto un buon lavoro. E non è una cosa facile da dire al giorno d'oggi. Forse adesso Imola sarebbe stata, come dire, modificata in un altro modo. Il problema è che sappiamo all'esterno del tamburello non c'è via di fuga. Nonostante questo colpo durissimo, Imola avrà un decennio d'oro. Questo grazie anche al fatto e soprattutto che la Ferrari inizierà un ciclo vincente da fine anni 90 a inizio anni 2000. Con la rossa e il suo matatore Michael Schumacher che più di una volta trionferanno sul circuito imolese. Ben 6 i successi qui del campione tedesco con la rossa, davanti sempre a una marea di tifosi in festa. L'ultima di queste nel 2006, l'ultimo anno del tedesco alla guida della rossa di Maranello. Una gioia immensa per tutti. Peccato però che quello sarà anche l'ultimo Gran Premio di San Marino della storia della Formula 1. Infatti la FIA aveva richiesto pesanti lavori di ammodernamento delle strutture, che erano rimaste un po' indietro, e questi lavori non sarebbero mai stati completati in tempo per l'eventuale edizione del 2007. Imola quindi perde il suo Gran Premio nonostante un contratto fino al 2009, una mazzata pazzesca. Il 19 novembre 2006 avvenne lo storico abbattimento della zona box, troppo costosa da mantenere. Fu questa l'ultima decisione presa dalla Sagis, la società che aveva gestito per 28 anni il circuito, prima di dichiarare il fallimento.
Il comune di Imola però non si arrende. Viene lanciata la gara per la gestione del tracciato, che viene vinta dal gruppo Norman, la quale costituisce una nuova società denominata Formula Imola. Durante tutto il 2007 vennero eseguiti i lavori di ristrutturazione sotto la supervisione di Herman Tilke. Nuovi box, paddock, media center, direzione gara, uffici e podio, con un'altra modifica al tracciato. Venne eliminata la variante bassa per consentire così di avere un lungo rettilineo dall'uscita della Rivazza fino alla chicane del Tamburello, cosa che avrebbe agevolato i sorpassi diventati molto complicati dopo i lavori post edizione 94. E così si arriva al layout di oggi. Il 3 maggio del 2008 avvenne la nuova inaugurazione e Imola cominciò a ricostruirsi ospitando gare delle vetture turismo e la Superbike. Ci furono però molti intoppi in quegli anni perché la società Formula Imola passò delle grosse crisi finanziarie. Dopo un paio di passaggi di proprietà, la stabilità venne ritrovata nel dicembre 2010 grazie a una società a capitale pubblico, la Conami. La società si prese carico di tutti i debiti pregressi. Nel 2011 arriva una grande notizia. La FIA infatti ha rinnovato l'omologazione di grado 1, necessaria per ospitare le gare di Formula 1. Negli anni 10 questo tracciato è teatro di gare diverse, anche importanti, con un buon riscontro di pubblico. E inoltre diviene il luogo dove tutti gli anni si tiene l'Historic Minardi Day, evento che riporta in pista le storiche vetture del passato e che ogni anno attira sempre più spettatori. Ma il sogno rimane quello, la Formula 1. Non sembrano esserci opportunità, ma l'occasione d'oro arriva del tutto inaspettata nel 2020 a causa della pandemia del Covid-19. Il campionato di Formula 1 viene prima rinviato e poi subisce il problema dei tanti appuntamenti previsti che vengono annullati. In base a una coincidenza sfortunata che è stata la pandemia, però Imola si è fatta trovare pronta, questo Imola circuito si è fatto trovare pronta e questo è un motivo di soddisfazione per chi ha gestito in quegli anni la pista. Ovviamente l'abbiamo accolto con piacere, io ero presente durante la gara. Dopo ci sono stati dei cambiamenti e dal gennaio del 2021 sono diventato presidente e in quel momento lì abbiamo corso insieme in collaborazione con l'ACI per avere fino al 2025 una continuità che purtroppo nel 2021 si è ripetuta a porte chiuse e poi nel 2022 finalmente a porte aperte. Imola ce l'ha fatta. Nel 2020 torna ad ospitare la massima competizione automobilistica a quattro ruote, anche se purtroppo una nuova ondata ne impedirà l'accesso agli spettatori. Nonostante questo, l'organizzazione di Imola si rivela un successo e il tracciato del Santerno riesce a rimanere prima nel calendario nel 2021 e poi ad ottenere un contratto fino al 2025. Questa pista qua, con gli standard pre-Covid, non ci sarebbe mai venuta la Formula 1 qua. Sono venuti qui, hanno visto che la gara è fantastica, i piloti finalmente hanno rivisto un circuito dove contavano anche gli attributi, dove sbagliare in quasi tutti i posti non potevi permetterlo. I cordoli, larghezza 2 metri con la iaia a seguire, significa che tu riuscivi a rimanere con un pezzo di macchina. E questo Gran Premio qui, che è stato un successo, ha dato, diciamo, là per rafforzare questa tesi di rimettere per fortuna la ghiaia. Un Gran Premio fantastico, bello, sia quello del 2021 che del 2022, che ha consolidato la credibilità di Imola nel mondo del motorsport. È chiaro che non è facile perché ci sono parecchi investimenti da fare, il tempo è tiranno perché, come sapete, in Italia non è facile avere e raggiungere permessi per fare tutto quello che tu avresti bisogno di fare. Noi contiamo di farci trovare pronti nelle scadenze che Formula 1 e Liberty Media ci chiede per avere almeno la possibilità di discutere alla scadenza del 2025 una continuità. È anche vero che stanno diventando 24 Gran Premi, non sarà facile mantenere 2 Gran Premi in Italia, però noi ci metteremo tutta la nostra buona volontà, capacità e conoscenze per cercare di mantenere su Imola quello che Imola e il Motor Valley meritano. L'anno scorso, con il tracciato finalmente completamente aperto al pubblico, fu un successo enorme e noi c'eravamo lì, su quella collina, ad assistere alla rinascita di Imola. Una delle tante, a dire la verità, visti tanti ostacoli e momenti bui che ha dovuto affrontare. Un evento unico in un luogo unico. Solo qui infatti potrete passeggiare per le vie del centro della città e poi a piedi raggiungere il circuito.
Solo qui, se vi trovate a passare con la macchina nei giorni della gara, potreste incontrare, che ne so, un carro attrezzi che porta via una Formula 1 incidentata. Signore e signori, questa che vi abbiamo raccontato oggi è Imola, la fenice italiana del motorsport.